permettetemi di ringraziarvi tutti, è un onore in un giorno di ponte, di inizio giugno, estivo di fatto, mettere insieme questi numeri su temi così, diciamo, si diceva una volta, divisivi. Quindi grazie davvero, perché non... grazie a tutti, ecco. Vado subito al nocciolo della prima conferenza. Io farò più la parte, diciamo, politica e teologia politica, poi Don Curzio parlerà della questione della consacrazione della Russia, Domenico invece si focalizzerà su Fatima in modo proprio preciso. I messaggi. Quindi, la scelta degli interventi è in questo senso, diciamo dell'ordine degli interventi. Vado subito al nocciolo, perché i punti che volevo presentare erano 8, poi li ho ridotti a 7, a 6, a 5, adesso sono 4 perché devo stare in poco tempo. Se dovessi riassumere nel più piccolo spazio, in 4 parole, il mio intervento di oggi su questi temi sarebbe riassumibile in queste 4 parole. Attenzione alle false alternative. Poi capirete perché. Preciso una cosa, parlerò un po' della questione della guerra russo-ucraina, ma non è il cuore del mio intervento, perché già dal titolo si vede che è un tema, ma non è il tema, non è il solo tema. Come sarà strutturato il mio intervento? Allora, 4 premesse che do per scontate per il pubblico di Radio Spada, ma le ripeto perché non voglio che ci sia l'equivoco per cui, non avendole dette, non esistono. Però le ripetiamo per un ripasso insieme. Allora, do per scontato che il pubblico sia cosciente del fatto che l'Occidente, tra virgolette, liberale è la casa madre della rivoluzione, quindi la rivoluzione protestante, la rivoluzione francese, la rivoluzione comunista, anche perché ha avuto ruolo la Germania molto importante, la rivoluzione del 68. Quindi do per scontato che i cosiddetti valori occidentali che vengono propagati H24 sui media per noi siano essenzialmente dei disvalori. Do per scontato anche un tema connesso, lo vedremo quando parleremo della meccanica della rivoluzione, che ci sia stata e ci sia una crisi nella Chiesa che parte non semplicemente dal Vaticano II, ma sia nel Vaticano II e per certi aspetti anche prima del Vaticano II. Secondo punto che do per acquisito, così non lo ripeto più, è che penso che tutto il pubblico di Radio Spada sia cosciente che noi tutti siamo oggetto di una propaganda martellante, non solo di guerra, ma in generale, insomma, non c'è bisogno che ve lo spieghi e che ci torniamo sopra, così andiamo direttamente ai punti. Il terzo punto che do per scontato, però do per scontato ma lo approfondiremo molto nell'intervento, è che siamo tutti oggetto, volenti o nolenti, non importa se l'accettiamo o no, di una falsa polarizzazione, di una continua polarizzazione. Poi lo vedremo meglio questo punto, perché credo sia importante. E il quarto punto, siccome parleremo un po' anche di Russia, ovviamente, è che è acquisito che a Fatima si è parlato di Russia, si è parlato della conversione della Russia e che questa conversione ad oggi non è avvenuta. Per cui è vero che l'Atene occidentale piange, ma è vero che la Sparta russa non ride. Questo bisogna averlo acquisito bene, come, perché altrimenti a Fatima ci sarebbe stato un grande scherzo. Ecco. Sintetizzo, così se per caso non riesco a dire tutto perché i tempi sono stretti, sintetizzo i passaggi successivi della conferenza. Il primo passaggio si può riassumere così: chi sbaglia teologia sbaglia politica, cioè qual è il rapporto tra la teologia e la politica, e lo vedremo non solo in questo caso specifico ma in generale. Poi faccio una piccola digressione sul pensiero di Dugin, che era un punto autonomo ma non ho il tempo di trattarlo, quindi lo metto insieme agli altri. Poi ci sarà un secondo punto che tratteremo su come la Russia sia un mix di mille cose, e parleremo un po' insieme di come i principi fissati al primo punto si applicano alla politica internazionale, vedendo se c'è una reale alternativa. Il terzo punto riguarda la meccanica rivoluzionaria delle false alternative, che è una cosa importante a prescindere dal presente, cioè è importante capirla, a mio avviso almeno, poi non, perché ci spiega quasi tutti gli inganni a cui spesso siamo sottoposti, se non tutti una buona parte, e alla fine ci saranno le conclusioni. Quindi se purtroppo non riuscirò a trattare tutto nei dettagli, questo è lo schema, così abbiamo in mente il metodo, poi se il merito non lo affronto tutto, però lo schema generale è chiaro. Allora, partiamo dalla teologia e dalla politica. Chi sbaglia teologia sbaglia politica, questo è un dato acquisito. Una volta si diceva chi sbaglia storia sbaglia politica, però attenzione, perché la storia la fanno le idee, la fanno anche gli interessi ovviamente, ma la fanno anche le idee, soprattutto le idee fanno la storia. Quindi si può dire che
Non esiste una politica veramente senza teologia. Anche i regimi più atei, anche i regimi agnostici, anche i regimi liberali, in un qualche modo hanno una teologia di un Dio negato, di un Dio svuotato, di un Dio indifferente, ma hanno un orizzonte assoluto a cui si rifanno per applicare poi le loro scelte quotidiane. Detto in altri termini, c'è una linea di principio e poi una linea di applicazione dei principi. La visione che abbiamo, se vogliamo usare un'espressione del passato, della città di Dio, e poi la visione che abbiamo della città dell'uomo. Come potremmo dire, la metafisica sta sopra e norma la fisica, così si può dire che per certi aspetti la teologia e anche la metafisica ci danno un'informazione su quella che sarà la politica. Ovviamente non possiamo trattare questo punto a 360 gradi, perché dovremmo fare 10 conferenze. E quindi toccherò solo un tema relativo a questo punto, cioè il rapporto tra scisma, tra gli scismatici e la politica. Perché lo tratto? Perché ovviamente, siccome dopo parleremo di Russia e di Fatima, è quello che ci interessa di più. Preciso un punto però, quando parlerò di scismatici adesso non mi riferisco essenzialmente solamente alla Russia, mi riferisco alla Russia, all'Ucraina, non mi interessa adesso focalizzarlo su una persona, su un paese, su una realtà scismatica. Parliamo di scismatici in generale, greci, rumeni, bulgari, non importa. E perché lo facciamo? Perché anche nel mondo cattolico, e anche nel mondo cattolico tradizionalista, su questo punto ci sono tutta una serie di equivoci che con voi oggi vorrei cercare di risolvere, perché hanno tutti rilevanza politica. Il primo equivoco è una questione di linguaggio. Noi spesso, quando parliamo degli scismatici orientali, li chiamiamo cristiani ortodossi. Allora, qui c'è un grandissimo equivoco di linguaggio, perché il linguaggio è una cosa importantissima, ne parleremo anche dopo nella meccanica delle rivoluzioni. Si parla come si pensa come si parla, quindi chi decide il linguaggio decide anche la politica, perché il linguaggio è qualcosa che precede, diciamo, l'atto politico considerato in se stesso. Cristiani, attenzione, perché come dice San Pio X nel punto 105 del Catechismo, la Chiesa è la società dei veri cristiani, per cui, essendo questi fuori dalla Chiesa, già veri cristiani è un concetto che va applicato con molta cautela. Quanto poi la parola ortodossi, ortodossi vuol dire diretta opinione, diretta dottrina, e loro non sono diretta dottrina, per cui non sono cristiani diretta dottrina, sono cristiani eterodossi, di cattiva dottrina, e inoltre sono scismatici. Quindi stiamo molto attenti anche al linguaggio quando diciamo cristiani ortodossi, perché già stiamo entrando in uno schema mentale che è quello sbagliato. Si usa comunemente, ovviamente, cioè nel linguaggio comune usato così, ma bisogna capirne il senso. Ah, largamente, certo, certamente. Il secondo equivoco è questo: nel mondo cattolico contemporaneo e in parte anche nel mondo tradizionalista si ha l'idea che gli scismatici orientali, i cosiddetti ortodossi, abbiano qualche difficoltà in più nella via della salvezza, a salvarsi, a raggiungere la salvezza eterna, ma sostanzialmente con qualche ostacolo in più siano come i cattolici, cioè sono cristiani, hanno i sacramenti, hanno le ordinazioni valide, più o meno si salvano anche loro, no? Sono cristiani. In realtà la Chiesa insegna l'esatto opposto, cioè la Chiesa insegna da sempre, in maniera stabile e definitiva, che chi è fuori dalla Chiesa, e chi è fuori dalla Chiesa con la nota di scisma, ordinariamente si danna. Cioè, questo, per citare un caso, vi cito la proposizione 17 del sillabo, in cui si dice almeno assi a ben sperare l'eterna salvezza di coloro che sono fuori dalla Chiesa, ed è una proposizione condannata, anatemizzata. Per cui, questo è importante avercelo chiaro, tutti gli scismi, lo scisma ucraino, lo scisma russo, lo scisma greco, lo scisma di qui, sono tutte, per la dottrina cattolica, macchine di dannazione, cioè chi ne fa parte ordinariamente va all'inferno. Questo è importante averlo chiaro, perché questo ha anche un risvolto politico molto forte, cioè è bene aver presente che in questi paesi ordinariamente per la dottrina della Chiesa ci si danna, cioè si va a dannarsi. Perché dico questo? Questo ovviamente ribadisco, lo dico io, è l'insegnamento costante della Chiesa. E perché dico questo? Perché su questo punto c'è tutta una serie, di storiche attenuanti, di cose, per cui si mette sempre tra parentesi. Il terzo equivoco che c'è nel mondo cattolico e anche nel mondo cattolico tradizionalista è che sì, è vero, non hanno la nostra dottrina, negano dei dogmi, che è già un problema mica da ridere, perché come si dice bonum ex integra causa, però possiamo comunque stabilire un qualche dialogo, perché a parte un punto siamo d'accordo. In realtà anche questo è un altro errore che riguarda la politica, lo vedremo dopo, perché la dottrina che separa noi e gli scismatici orientali è enorme.
Questo spesso si dà per scontato perché purtroppo siamo tutti abituati alle grandi assisi ecumeniche, alle grandi ritrovi in cui le differenze sono irrilevanti, cosa che è condannata pure quella della Chiesa. Però le differenze sono enormi, cioè è un'altra religione, questo dobbiamo averlo molto chiaro in mente. Vi faccio alcuni esempi, volanti perché purtroppo non posso focalizzarmi su ciascuno. E vedrete già in tutti questi esempi che vi farò come ci siano conseguenze politiche che poi a Fatima in un qualche modo, indirettamente o no, sono state evidenziate. Primo esempio, gli scismatici non vedono la Chiesa come una monarchia universale. Questo è un problema già enorme. Vedono la Chiesa in base ai criteri della sinodalità. Noi giustamente combattiamo il Vaticano secondismo e la sinodalità, loro la sinodalità ce l'hanno come modello. Hanno una tendenza politica al cesaropapismo che dal nostro punto di vista diciamo caspita, Stato e Chiesa sono uniti, caspita, il trono e l'altare. In realtà è il ribaltamento esatto del trono e dell'altare. Cioè il cesaropapismo è quell'idea malata per cui di fatto il potere spirituale segue il temporale. Ed è il motivo per cui certe volte si usa quell'espressione problematica che è terza Roma. È proprio l'idea che la prima Roma era nell'impero romano, la seconda Roma era nell'impero con capitale Costantinopoli, la terza Roma adesso non si sa perché sarebbe a Mosca. Non è chiaro esattamente il meccanismo, ma sarebbe a Mosca. Però voi capite che questa mentalità è la negazione esatta dell'idea cattolica del potere. Cioè è il ribaltamento pieno. Non so se mi spiego. Non è una forma di trono altare imperfetta, è proprio l'opposto di quello che deve essere. Vi faccio un esempio. Anni fa, nel 2014, in Ucraina, così parliamo anche degli ucraini, il patriarca Filaret, patriarca tra virgolette, come anche il patriarca di Mosca, tra virgolette, perché adesso lo dico così divento subito impopolare, il patriarcato di Mosca è un'invenzione, non esiste il patriarcato di Mosca. Il patriarcato di Mosca esiste perché l'hanno inventata gli scismatici, ma non esiste una sede patriarcale riconosciuta dalla Chiesa Cattolica a Mosca, cioè non è che c'è il patriarca di Gerusalemme, il patriarca di Antiochia e il patriarca di Mosca, giusto per chiarirci. Il patriarca di Kiev, Filarete, nel 2014, quando l'Ucraina era in guerra con la Russia, ci sono ancora le foto, omaggiò in visita John Kerry, il segretario di Stato americano, che lo portava in giro. E qui in Occidente tutti ci stupivamo, ma come, insomma, l'Ucraina... No, invece assolutamente coerente. Perché la logica scismatica, rotta l'unità, questo poi lo vedremo anche per la questione politica della Russia, ma non solo della Russia in generale, rotta l'unità, si è sempre alla ricerca del particolarismo politico. È inevitabile. Se tu rompi l'unità spirituale, inevitabilmente vai alla ricerca del particolarismo, del potere politico. Quindi succedeva con i filo occidentali, scismatici in Ucraina, ancora oggi succede. Vi faccio un ulteriore esempio. La Chiesa scismatica ucraina da tempo si è rotto con Mosca e si è fatta riconoscere l'autocefalia, adesso non entro nei dettagli tecnici perché non sono rilevanti, da Costantinopoli. 5 o 6 giorni fa, anche il pezzo di Chiesa scismatica ucraina, che era rimasta fedele al patriarcato di Mosca, ha cambiato, ha invertito la polarità e si è abbandonato il patriarcato di Mosca. Perché? Perché anche lì, come vedete, il posizionamento anche dell'unità religiosa segue in un certo senso quello dell'unità politica. Ci sarebbe molto altro da dire, ma vado avanti sulle altre cose che ci separano. Ovviamente sono spesso stati ecumenisti sfrenati, e ci sono le foto di Kirill da giovane al Consiglio Ecumenico delle Chiese, un'associazione talmente avanzata che nemmeno il Vaticano ne fa parte, forse come osservatore, ma non credo ne faccia nemmeno parte. E hanno una mariologia disastrosa, gli scismatici. Noi giustamente combattiamo perché venga riconosciuto pienamente quello che è già stato insegnato dalla Chiesa, cioè il titolo di Maria Corredentrice, che, lo ripeto, è già stato insegnato dalla Chiesa. E quindi non è che semplicemente perché non è stato proclamato un dogma che non esiste questa cosa. Loro non riconoscono come dogma l'Immacolata Concezione, non riconoscono come dogma l'Assunzione. Noi combattiamo perché crediamo anche che esista una mariologia dal punto di vista teologico, ma esiste anche, anni fa abbiamo fatto una conferenza all'Università Cattolica, una mariologia politica. Com'è la mariologia degli scismatici? Punto di domanda. C'è la questione del figliocque, abbiamo un credo diverso. Abbiamo il credo diverso. Non credono al purgatorio. Russi e greci rigettano la dottrina dell'indulgenza. Abbiamo santi diversi. Noi abbiamo santi martiri che sono morti per combattere lo scisma. San Giosafat è stato ammazzato perché combatteva lo scisma. E loro hanno santi, tipo Alexander Nevsky, che erano condottieri militari, che hanno anche combattuto contro eserciti cattolici.
non riconoscono tutta una serie di concili ecumenici. Non sono differenze da poco. Poi, noi giustamente abbiamo combattuto a Moris Letizia per i divorziati e gli sposati. Là il divorzio è prassi nella Chiesa scismatica. E hanno il cleruxorato in via ordinaria. Noi abbiamo combattuto perché le recenti aperture non portassero al cleruxorato. Là è prassi il cleruxorato. Nella Chiesa cattolica è tollerato, nelle comunità orientali, ma è tollerato come forma meno perfetta. Il clero latino, Don Curzio non si è sposato, ma non perché avesse, così, avesse deciso, che, perché c'è una storia e una tradizione che va in questo senso. Non entro nel merito di come sono visti e trattati i cattolici in questi paesi, perché ci sarebbe molto da dire, ma purtroppo non c'è il tempo. Dico però alcune cose aggiuntive. Come avete visto da questi piccoli esempi che ho fatto, che sono pochi, ci sarebbe molto altro da dire. Noi combattiamo il Vaticano II, ma questi sono un Vaticano II ambulante, al cubo. Hanno solo la liturgia a posto da un certo punto di vista, poi hanno ovviamente anche capi di dottrina che sono a posto, ma quelli anche i protestanti ce li hanno a posto, quello anche i deisti hanno, credono in un Dio e quindi qualcosa in comune ce l'abbiamo. Ma il principio cattolico è bonum ex integra causa, non è che basta dirne una giusta per avere ragione. Cioè, l'orologio fermo due volte al giorno segna l'ora esatta, ma non funziona. Questo è un punto fondamentale, dopo lo tratteremo molto in maniera più precisa dopo. E questo tra l'altro prova, proprio l'esempio dell'orologio fermo, che veramente chi sbaglia teologia sbaglia politica. Perché vedete, si può dare il caso, ed è provato storicamente, che un politico con una teologia sbagliata faccia scelte politiche giuste. Questo è possibile, vi faccio un esempio. C'era un politico parecchi decenni fa che combatteva l'aborto, difendeva la famiglia, ha riunito il suo popolo in una guerra patriottica e ha ripristinato un patriarcato cristiano. Oggi, se esistesse un politico così, noi diremmo che è il migliore dei politici cattolici. Sapete chi è questo politico? Joseph Stalin ha fatto tutto questo. Questo cosa vuol dire? Che accidentalmente è ovvio che può capitare che anche dalle cattive idee nascano cose buone, ma è come l'orologio fermo. L'orologio fermo due volte al giorno, l'ora esatta la segna. Ma il problema è il rapporto che corre tra l'ora esatta e il fatto che l'orologio è rotto, sia rotto. Questo è fondamentale capirlo, lo vedremo dopo meglio. Sugli scismatici vi dico altre due cose volanti, perché purtroppo non posso soffermarmi molto, che però trovo curiose. Qui in Occidente godono di una informazione che li attacca molto, ma li dipinge come grandi difensori di certi principi tradizionali, in particolare dal punto di vista della vita e della famiglia. Ora, io faccio solo due esempi su questo tema e parlo di un argomento collaterale. Io non sono vaccinato sul Covid, non mi sono vaccinato. Mia moglie non è vaccinata, ho fatto tutti i vaccini, anche quello della febbre gialla. Quello del Covid non l'ho fatto. Quando stavo in Africa mi ha fatto fare quella febbre gialla. Non so cosa ci sia dentro quel vaccino, l'ho fatto 11 anni fa. Però quello del Covid non l'ho fatto. In Italia c'è stato giustamente, o non giustamente, non mi interessa in questo momento, un lungo dibattito sul tema delle cellule fetali nei vaccini, perché Pfizer, in particolare Pfizer, nella terza fase di test del vaccino utilizzava queste cellule fetali. Il vaccino Sputnik russo non le usa nella terza fase, li usa in tutte le fasi della preparazione, test, produzione del vaccino. Adesso non le conosco le fasi perché non è materia mia. Comunque ci sono tre fasi, lo Sierra Institute, un istituto che si occupa di spiegare dove vengono usate. Sulla Pfizer mette alla fine della terza fase un puntino rosso. Sputnik è tutto rosso, cioè tutto utilizzato dall'inizio alla fine. Io vi invito, lo trovate sulla Dispada, a vedere la posizione del portavoce del patriarcato di Mosca su questo tema. E vi dico solo che noi, non entro nel dibattito, si è discusso molto sulla posizione di Bergoglio, non siamo diversi. L'altro tema è quello delle cellule della fecondazione assistita. Ci sono state aperture del patriarcato di Mosca sulla fecondazione assistita. Quindi attenzione anche ad attaccarsi a certe definizioni della stampa occidentale. Dopo ne parleremo quando parleremo delle false alternative. Fateci caso, la stampa occidentale è vero che attacca sempre questa realtà, ma prima di attaccarle, lo vedremo dopo bene, definisce una polarità per cui la parte della tradizione la tengono loro, per cui c'è una vera opposizione metafisica tra loro e noi. E il discorso di Kirill sulla guerra in Russia, dopo lo vedremo, è stato subito ripreso da tutta la stampa liberale.
tutta la stampa liberale, quel discorso di Chiri per cui c'è una guerra metafisica, una vera alternativa tra l'Occidente, è stato subito ripreso tutta la stampa occidentale. Dopo analizzeremo il perché accadono queste cose. Prima di passare oltre, perché dobbiamo adesso tradurre i principi in pratica, cioè entrare un po' più nel tema Russia strettamente parlando, dico solo due parole, era un punto a parte, ma dico solo due parole sul tema del duginismo, perché la Russia è un mix, non è che la Russia è il patriarcato di Mosca. La Russia è un mix di mille cose, ci sono gli oligarchi filo-occidentali, c'è Dugin che conta molto meno di quello che fanno sembrare da noi, c'è il patriarcato, mille cose. Però su Dugin volevo dire una cosa, perché sta prendendo molto piede questo tipo di impostazione anche nel nostro mondo. Rimando, siccome non posso trattarlo estensivamente, ad un articolo che ha scritto Don Curzio Anitoglia su questo tema, e quindi non sto a ripetere tutto quello che è stato detto, ma riassume bene il punto, lo dico in due parole. Anche lì stiamo attenti, lo vedremo meglio dopo, a un'alternativa un po' immaginaria che abbiamo in questo mondo, perché Dugin è un pensatore complesso, non posso essere esaustivo in questo momento, ma il pensiero di Dugin è un pensiero che, oltre a non essere cattolico, e questo è acquisito, che non sia un pensiero cattolico, è un pensiero che ha dei passaggi che, uso veramente un eufemismo, lasciano molto perplessi. La metafisica del caos, il soggetto radicale, l'editore italiano di Dugin, non io, l'editore italiano di Dugin, così è stato riportato sul web, poi non so se sia vero o no, io ho cercato di far verifiche, ma ipotizza che il soggetto radicale di Dugin sia collegabile alla figura di Lucifero, e non solo lui lo ipotizza. Quindi anche quando vediamo sempre questi richiami un po' pennellati di tradizione, stiamo molto attenti, ma non perché io ce l'abbia con Dugin, che, e ribadisco, ha un pensiero che non posso personalizzare nei dettagli, però sempre per il principio bonum ex integra causa, se sulle questioni fondamentali ci sono metafisiche del caos, soggetti radicali che gli editori italiani ipotizzano essere Lucifero, ci andrei un po' cauto, e in generale il pensiero duginiano è un pensiero non compatibile col cattolicesimo romano. Su questo fatemi dire una cosa, una piccola parentesi prima di passare alla parte pratica. Noi giustamente, l'abbiamo detto tante volte, rigettiamo l'idea del primato della coscienza in quanto cattolici. Cioè noi crediamo che esista un primato della verità sulla coscienza, non siamo liberali per cui la coscienza è libera e poi ognuno decide cosa sa, quello che decide è buono di per sé. Però attenzione, bisogna anche fissare, oltre al primato della verità sulla coscienza, anche il primato della verità sull'identità. Questo è un punto, a mio avviso, fondamentale. Perché oggi, anche nel nostro mondo tradizionalista, c'è molto lo slogan identità, 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 le belle identità, come sono belle le identità. Attenzione, perché l'identità non è un bene in sé. Questo lo dico anche in riferimento a certi slogan tradizionali che escono in televisione. L'identità, anche quelle volte, ad esempio, lo stesso Dugin usa l'etichetta tradizione. L'etichetta tradizione, se uno la svuota di senso, può essere attaccata a tutto. Cioè, o si attribuisce un senso che non è il nostro. Insomma, faccio un esempio. Anche la massoneria è una tradizione. Anche il giudaismo talmudico è una tradizione. Anche l'ateismo è una tradizione, plurisecolare ormai. La tradizione non è un valore in sé. La tradizione e l'identità della tradizione è un valore nella misura in cui aderisce una verità. Questo è il punto fondamentale. Per cui stiamo attenti a volte a certi slogan, perché ci portano un po' fuori strada. Passiamo adesso alla parte pratica, vedo che non sono ancora abbastanza nei tempi, no, va bene. Passiamo adesso alla parte pratica, abbiamo fissato i principi, abbiamo visto che chi sbaglia teologia sbaglia politica, perché la teologia in una certa misura determina la politica, potremmo dire la metafisica in un certo senso determina la politica. Abbiamo visto che chi sbaglia teologia, quindi gli scismatici, hanno tutta una serie di problemi che anche politicamente, la mariologia politica, la questione del cesaropapismo, la questione dei rapporti Stato-Chiesa, la questione della dottrina in generale, hanno tutta una serie di conseguenze in campo politico che ci rendono problematico questo aspetto. Abbiamo fatto una volata sul duginismo, ma era veramente una volata e non voleva essere esaustiva. Adesso si tratta di vedere, passando alla parte pratica, se in campo di politica internazionale questa traduzione in pratica di quello che abbiamo detto ha un esito. Cioè, posto che la Russia, passiamo adesso della Russia, è un grande mix in cui, ribadisco, c'è il patriarcato di Mosca, il gruppo di Putin, Dugin, che conta, ribadisco, non tanto come fanno pensare, ma comunque un suo peso ce l'ha, gli oligarchi, questo, insomma, è un grande mix. Questo grande mix, rispetto all'Atene occidentale che piange, è una Sparta che ride o no?
La mia risposta è: ho forti dubbi che lo sia. E adesso vediamo il perché. Ribadisco, la mia posizione è una posizione molto estrema, eh? Lo dico con grande sincerità e trasparenza. È una posizione molto estrema perché mi rendo conto che vada molto all'estremo delle cose, però credo che sia anche molto realista. E allora io ho preparato qui per voi una serie di domande a cui non dovete rispondere, state tranquilli, non interrogo nessuno, ci mancherebbe altro, però in cui magari pensateci. E pensateci oggi a pranzo, domani, dopodomani, e poi vedete se la risposta che vi date è una risposta di certezza assoluta o qualche dubbio rimane. Teniamo sempre sull'orizzonte però il tema del primo punto, perché è fondamentale, non è separabile. La prima domanda che vi faccio è questa, sulla situazione in corso attualmente in politica. Siamo proprio sicuri a livello globale, pensateci bene, di essere in mezzo a uno scontro tra unipolarismo e multipolarismo? Spesso si dice c'è l'unipolarismo americano. O c'è un multipolarismo americano, un multipolarismo zoppo che agli americani va molto bene, in cui anche un ruolo della Russia può avere il suo spazio? Domandiamocelo, vi faccio un esempio su questo punto. Io non ho certezze, a differenza dei dogmi su cui ho certezze, cioè sul punto 105 del Catechismo di San Pio X non ho dubbi, su questo invece è legittimissimo avere dei dubbi. C'è stato un momento in cui Putin diceva a Zelensky di andarsene, che c'era da fare un golpe militare, e Biden che offriva a Zelensky il passaggio per andarsene. Probabilmente non avevano un progetto comune, però hanno scommesso sulla stessa cosa per un certo periodo. Questo è accertato. Secondo punto, questo non significa che alla sera ci sia la caffetteria in cui si trovano Putin, Zelensky e Biden, non sto dicendo questo, sarebbe macchiettistico. Però bisogna capire se un'opposizione, anche dura, anche sul campo di battaglia, è un'opposizione essenziale che interessa il nostro punto di vista. Cioè un'opposizione essenziale ed effettiva, secondo poi noi lo guardiamo i criteri della legalità sociale di Cristo, questo ci interessa. Seconda domanda che vi faccio, Europa vittima sacrificale. Siamo sicuri al 100% che nessuno abbia considerato il fatto che una guerra prolungata, sine die, non si sa con quali esiti, non vada a ferire e a trasformare in vittima, nel senso a colpire anche duramente, la prima potenza commerciale del mondo che è l'Europa? Siamo sicuri che siano tutti lì a sperare una grande potenza europea? Non sto parlando dell'Unione Europea, che noi detestiamo cordialissimamente, dico noi non perché uso il plurale maiestas, ma perché penso di interpretare il giudizio di molti in sala. Sto parlando dell'Europa, perché questo edificio, questo parco, fino a prova del contrario, è in Europa. Il gas con cui noi verrà cotta la pasta arriva in Europa. Domandiamocelo. Ancora, siamo proprio sicuri che sia totalmente malinformato e sprovveduto l'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, un grande nemico degli Stati Uniti, quando ci dice che su certi punti del conflitto, al netto dello scontro, vede linee di accordo tra l'amministrazione americana e quella russa? Giro la domanda, siamo proprio sicuri che un'Ucraina afganizzata alle porte d'Europa non possa essere qualcosa che va nel campo di qualche idea condivisa ad altri livelli? Io non lo so, però non ci scommetto. Viceversa, diamo per falsa questa risposta. Siamo sicuri che l'orso russo non abbia abboccato a una trappola anglo-americana che improvvisamente ha rivitalizzato la NATO? Ancora, siamo sicuri che la Russia rappresenti una reale alternativa? La Russia che siede nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU? La Russia che ha difeso il WTO contro Trump, la Russia a cui Putin ha parlato al World Economic Forum, e la Russia che nel 13 ottobre 2021 è entrata a far parte del progetto della quarta rivoluzione industriale del World Economic Forum di Schwab. Non credo che ci sia bisogno che vi spieghi cos'è la quarta rivoluzione industriale del World Economic Forum di Schwab. Basta che prendiate il libro Great Reset di Copertino e un'idea ce la si può fare. E ci sarebbero molti altri esempi su questo punto. Aggiungo, siamo proprio sicuri che il modello di mondo alternativo a quello degli Stati Uniti che dobbiamo sognare è quello di un'alleanza con la potenza cinese
che per certi aspetti il mondo orwelliano è arrivato al termine, cioè è l'agenda di Davos andata oltre, cioè la disintegrazione dell'individuo, il controllo sociale, il credito sociale, perché quelli la persecuzione della Chiesa, ricordo che la Cina è uno dei regimi più duramente persecutori rispetto alla Chiesa cattolica. Cioè, siamo sicuri che il modello cinese, che è quello che dal punto di vista dell'alleanza, diciamo, politica, non mi piace l'espressione geopolitica perché è inesatta da questo punto di vista, trova il compimento dell'attuale Russia, sia il modello che noi vogliamo? Il mio no, il mio no. Cioè, io non voglio il modello Stati Uniti Biden, ma non voglio neanche il modello cinese, non so voi, ma io no. E ancora, così mi rendo impopolare del tutto, siamo sicuri che esista una vera alternativa tra modelli sociali, tra gli Stati Uniti e la Russia? Mosca e San Pietroburgo, anche dal punto di vista urbano, sono due città così profondamente alternative a quelle occidentali, o in tante cose sono la brutta copia dell'Occidente? Domandiamocelo. Io che ci sia tutta questa alternativa, questa tradizione, anche lì ci sono molte cose molto rinfocolate dai nostri media, per cui in Russia sarebbe una specie di medioevo senza papa e senza imperatore, ma con un nuovo zar. Io... Chi fa l'esperimento su internet, cercando, l'ho fatto perché non ci credevo, locali LGBT a Mosca e San Pietroburgo, c'è una quantità di locali LGBT a Mosca e San Pietroburgo impressionanti. Non parliamo dei tassi di aborto in Russia, che sono a livelli stellari, di divorzio non consideriamoli neanche. Non parliamo del livello di pratica religiosa che c'è in Russia, che è più basso del nostro. Spesso si vedono in TV, anche quelle molto riprese, grandi manifestazioni religiose, ma attenzione, anche lì sono religiose o patriottico-religiose, perché c'è una differenza enorme. Quindi stiamo molto attenti a, arrivo al punto finale, a credere a quello che ci dicono i giornali. E voi mi direte, ma tu sei pazzo, come i giornali ci dicono che Putin è orrendo, che è un criminale, che è qui, che è là, come fai a dirci che dove... No, prima di dirci quello, devono farci accettare, e lo fanno sempre, che ci sia un'alterità totale tra l'Occidente che crolla e quella Russia. Prima di farci dire che è brutta la tradizione, devo dirci che là c'è la tradizione. Quindi, in un certo senso, questa è la linea anche dei grandi giornali, cioè spiegarci che tra il nostro mondo che crolla e quel mondo là c'è un'antitesi totale. Io ho dei seri dubbi che sia così. Allora voi mi fate un'obiezione, no, ma caspita, c'è la guerra in corso, si stanno sparando, si ammazzano, Putin e Soros che gli parla contro, aperta parentesi, Soros ha parlato contro Putin al World Economic Forum, ma Kissinger ha detto tutt'altro, e Kissinger come peso nelle istituzioni internazionali, non siamo a livello di Soros, cioè siamo ad altri livelli totalmente. Quindi stiamo anche attenti lì agli slogan che escono sempre sui giornali. Queste sono domande, su questo, se sui dogmi di prima non c'è dubbio, cioè su il sillabo, su questi sono dubbi, però sono dubbi che dobbiamo porci, perché altrimenti rischiamo di seguire degli schemi che non sono esattamente quelli reali. E arrivo al punto finale, perché sono arrivato un po' tardi, quindi cerco di comprimerlo ulteriormente. Vedete, a prescindere che uno la pensi in un modo o in un altro, è legittimo, non entro nel merito, non voglio convincere nessuno di una cosa o di un'altra, e su certe cose vi dico la verità, non sono convinto di tutto neanche io, nel senso che non ho risposte sulla parte pratica. Però vorrei che ci fermassimo tutti a riflettere su un punto fondamentale che va molto oltre la Russia e che ad un certo punto ci interessa, fino a un certo punto, la questione russa. Qual è? È, al netto di quello che ci siamo detti, come funziona una cosa fondamentale che anche in questo campo è stata applicata a pieno, cioè la meccanica rivoluzionaria delle false alternative. Funziona sempre. Vi faccio una serie di esempi. Abbiamo visto adesso sulla Russia, no? Per cui il discorso di Kirill viene strombazzato su Repubblica, Dugin viene intervistato su Rete4 come vera alternativa, quant'altro. Ma ve lo faccio in modo più semplice. Vi ricordate quando sono iniziati i primi movimenti di protesta contro il cosiddetto bergoglismo, i giornali che hanno iniziato a fare gli speciali sui nemici di Papa Francesco? Ovviamente in fondo alla lista o di lato qualche volta, non sempre, c'era anche Radio Spada. Ma anche lì, i nemici di Papa Francesco, se uno li guarda, quelli presi sui giornali, guarda un po', sono quelli che di fatto sono in larga parte neomodernisti. Tu vai a vedere i nemici di Papa Francesco, dopo entriamo nel merito di false alternative, e tra gli amici di Papa Francesco a un certo punto c'era Sarà, che era il prefetto del culto divino di Francesco. Allora,
uno che non sia totalmente annebbiato dice: ma come è possibile che tra i nemici di Papa Francesco ci sia un'opposizione reale, una vera alternativa tra il capo del governo e il suo ministro, perché questo è, oppure il cardinal Müller, che è stato il grande difensore di Querida Amazzonia, lo ricordo, ce lo siamo dimenticati tutti, ma il cardinal Müller, che viene spacciato come un grande conservatore, difensore, è stato il difensore di Querida Amazzonia, di quel documento osceno, lasciamo perdere, ci sarebbe altro da dire, ma non lo dico, che quindi non so se vedete come funziona dal punto di vista mediatico e rivoluzionario, c'è sempre un'alternativa falsa a cui si è obbligati a prendere parte. Vi faccio un altro esempio. La politica, adesso non faccio esempi politici in Italia perché non è la sede e non mi interessa, però non prendiamo neanche l'Italia, prendiamo un paese a caso, l'Uruguay. C'è il tal politico del tallo schieramento, il tal politico dell'altro schieramento, e sui giornali continuamente emerge viene espressa una continua realtà dell'opposizione tra queste due figure, sono opposte, sono diverse, si fanno la guerra, c'è la campagna elettorale, e poi alla fine uno guarda i programmi, sono più o meno gli stessi, quello che succede ciclicamente in Occidente da 70 anni, no? Per cui c'è una guerra continua, che sembra la guerra in Ucraina, ma si fa dentro le urne, però poi non c'è un'opposizione reale tra queste figure. Questo, guardate, e succede con il neomodernismo, succede con la politica, succede con le questioni di vita e famiglia, succede con la Russia e l'Ucraina, succede con tutto. Cioè, quello che voglio dirvi è questo, lo sintetizzo in poche parole perché non ho più tempo. Il sistema, anche senza la malafede dei singoli, questo è importante, non c'è bisogno di trovare una malafede di uno che l'organizza questa cosa, viene naturale alla rivoluzione di farlo. Il sistema naturalmente, la rivoluzione naturalmente, tende a ricompattare i pezzi che perde. Tende a fare questo, prima a creare uno scenario in cui c'è solo l'opposizione che interessa sottolineare, no? Quindi tutto il resto viene sterilizzato, c'è Francesco e i nemici di Papa Francesco, tutto il resto non esiste, c'è il politico A e il politico B, tutto il resto non esiste, l'assoluto diventa relativo e il relativo diventa assoluto, la verità non è più verticale e gerarchica ma diventa orizzontale, in cui il dogma della Santissima Trinità conta come il gusto del gelato, tutto uguale, o il tal politico o la tal opinione politica o il tal fatto a 500.000 km da qui. La verità diventa orizzontale, si sterilizza tutto il resto, si mette il cittadino, l'utente, il fedele di fronte ad un'alternativa, il resto non esiste più, poi ci dice scegli, guardi, do l'opportunità di scegliere, Erode o Ponzio Pilato? Quali scegli? C'hai la scelta, si oppongono, prima di quel giorno non hanno nemmeno amici, scegli. Sarà che il prefetto al culto divino di Bergoglio o Bergoglio? Scegli, ha scritto anche un libro contro. Il patriarca Kirill, che non si sa nemmeno, patriarca, chiamiamolo patriarca, o l'intellettuale di sinistra in televisione in Italia. Ma io non scelgo nessuno dei due, ma questo è successo anche con i vaccini. Ad un certo punto, con i vaccini, con la polemica del no Green Pass, ad un certo punto l'opposizione sembrava quasi che la scegliesse chi faceva informazione. Cioè ad un certo punto bisognava tutti collocarsi in un derby in cui da una parte c'era lo scientismo di Burioni e dall'altro c'era la New Age Skilly Rock. Ma io francamente non voglio partecipare a questa scelta. È legittimo non scegliere. Questo è il punto. Non è sempre necessario scegliere. A volte è necessario dire le scelte che sono in campo non sono parte dell'orizzonte che io posso accettare. Questo vale con i neomodernisti, vale con i New Age, vale con la politica, vale con tutto. E questo è importante. Perché uno dei giochi chiave con cui la rivoluzione ci inganna è farci scambiare il presunto male minore con un bene. Quello è il punto fondamentale. E questo succede in politica internazionale, a punto di stare giù, tutto. Un male minore diventa un bene. Ronald Reagan, quando si opponeva all'Unione Sovietica, era il nuovo Carlo Magno. Giovanni Paolo II era il nuovo Papa Leone. Perché il male minore presunto diventa un bene, quindi il male diventa bene e la rivoluzione va avanti. Un altro punto, e poi chiudo, che usa moltissimo la rivoluzione per ingannarci, è quello di farci credere che noi determiniamo il gioco. Ah, io devo prendere posizione sul profilo, sulla tal cosa. Nella tal questione politica io devo prendere posizione assolutamente, perché non posso star fuori. A parte che tutto da dimostrare, perché al cattolico deve prendere posizione sulle verità di fede e sui suoi obblighi di Stato. Non deve prendere posizione su tutto. La tutologia è liberale, la tutologia è liberal-democratica. La tutologia vede una verità orizzontale, non verticale. Per cui appunto ogni cosa conta come le somme cose. E quindi noi crediamo spesso, in particolare col sistema digitale in cui siamo inseriti, che noi facciamo il gioco
Guardate a Putin, a Zelensky, a Biden, a Xi Jinping, a Erdogan, di quello che facciamo noi sul nostro profilo Facebook non importa nulla. Importa a noi acquisire un modus cogitandi sbagliato associandoci a Tizio Caio Semproni. Io purtroppo ho conosciuto persone che a forza di associarsi al male minore hanno perso la fede. Domani può capitare a me, non le giudico, eh? Domani può capitare a me. Però il modello per cui è successa quella cosa lì è questo. Poi c'è un altro modello rivoluzionario che non posso trattare perché devo concludere, che riguarda il tema delle presunte frenate rivoluzionarie. Cioè la rivoluzione ha questo metodo, poi un altro metodo tipico, che è quello delle pause o delle piccole regressioni rivoluzionarie. La rivoluzione fa sempre 5 passi avanti e uno indietro, 7 passi avanti e 3 indietro, 17 passi avanti e 4 indietro. Perché? Perché se la rivoluzione fosse in moto rettilineo uniforme perderebbe persone. Quindi deve sempre ricompattare. Sempre la ritirata strategica rivoluzionaria. Ed è un inganno incredibile, perché noi scambiamo la ritirata strategica con la sconfitta. Dopo un'assisi ci vuole sempre un grande incontro di preghiera, magari con il Santissimo Esposto. Dopo un documento come Crida Amazzonia ci vuole sempre un pronunciamento vaticano contro il DDL Zan che lo fa saltare. Ma siamo all'orologio fermo che 2 volte al giorno segna l'ora esatta. Non siamo alla vittoria nostra. Dopo 30 anni di giovanpaolismo ci vogliono qualche anno di finta frenata ratzingeriana per poi averla super accelerata bergogliana, e adesso andremo verso una frenata nuovamente. Adesso Bergoglio sta tornando al centro perché si è superato a sinistra dal cammino sinodale tedesco, e quindi Bergoglio è tornato al centro, la rivoluzione si è riassestata. Stiamo vincendo? Non lo so. Chiudo, perché la carne al fuoco è molta. 2 cose. La Russia, un piccolo riferimento finale. Guardate, questa cosa sulla rivoluzione, chi ha fatto gli esercizi spirituali, aperta parentesi, consiglio a tutti di fare gli esercizi spirituali col metodo ignaziano, iscrivetevi e fateli, chi fa militanza cattolica deve farli, dico in particolare i soci e gli autori di Radio Spada. E funziona così, è la famosa questione dell'angelo che tenta, lo spirito cattivo che tenta sotto apparenza di male, quando non riesce più a tentare sotto apparenza di male, al piano B, è trasfigurarsi in angelo di luce. È un meccanismo simile a quello del male minore. Concludo. La Russia storicamente ha fallito il suo ruolo, questo come cattolici dobbiamo dircelo, non perché politicamente Putin ha sbagliato, perché è nazista come dicono i nostri media, o perché dobbiamo credere alla propaganda occidentale che è disastrosa. La Russia storicamente ha fallito il suo ruolo perché ha fallito nella cosa essenziale che riguarda un popolo, che è il rapporto con la Roma eterna. E la Russia storicamente è stata irrilevante o autodistruttiva nella misura in cui non ha aderito alla missione della Roma eterna per cui la provvidenza l'aveva indirizzata. E questo è l'eterno problema della Russia. E questo lo dico col massimo rispetto per il popolo russo, e questo lo dico col massimo rispetto per tutte le persone, e nella speranza che la Russia un giorno diventi cattolica. Ma oggi non lo è, può esserlo oggi alle 3 del pomeriggio cattolica. Conversione può venire alle 3 del pomeriggio mentre siamo a pranzo, ma oggi non lo è. Sarei bugiardo se facessi come alcuni che vi dicono che è già tutto risolto, verrà un carro armato con la Z a risolvere i problemi qua in Italia. Quelle sono cose che non esistono. So che è impopolare dirlo, ma sono qui per dire la verità e non per chiedere voti. Un'ultima nota: il tradizionalismo io credo debba concludere la fase in cui va sempre alla ricerca di erbe del vicino sempre più verdi, di papi stranieri, di alieni che salvano le cose, di patriarchi con la barba più lunga o di cardinali con la mitra più alta. Il tradizionalismo deve fare una cosa, da peccatori, e il più grande peccatore sono io, e stare fedeli alla Roma eterna. Non abbiamo alternative. Il sole della Roma eterna, che il sole, apro e chiudo parentesi, che sia gli americani che i russi scimmiottano, perché in America a Washington c'è il Campidoglio e in Russia parlano di terza Roma. Ci scimmiottano perché sanno perfettamente come stanno le cose, o non perfettamente, ma lo ipotizzano. Quindi io propongo ai cattolici tradizionalisti di smettere, ove possibile, una provocazione ovviamente, prendetela come tale, di scimmiottare chi ci scimmiotta. Ricordiamoci chi siamo, ricordiamoci... Il bagliore delle scimmie. Esatto, assolutamente, assolutamente. Quindi ricordiamoci chi siamo, ricordiamoci qual è la Roma a cui dobbiamo essere fedeli, e guardate, chiudo con una parola di speranza. Siamo tutti pieni di limiti, pieni di peccati, pieni di errori. Ma il sole della Roma eterna può essere offuscato, può essere dietro le nubi, può essere dietro le montagne, può essere addirittura eclissato, ma c'è ed è lì, e non ci sono surrogati, non ci sono alternative e non ci sono piani B. E per chiudere con Dante,
Ricordiamoci che siamo parte di quella Roma onde Cristo è romano.